Tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV e benvenuti in cucina con Zisa. Al mercato ho trovato questo bellissimo cavolo arancione, giallo, comunque questo bel colore autunnale. Ho deciso di prenderlo per fare una ricetta, per farci un piatto unico per la sera. E stiamo parlando del cavolo gratinato. Che cosa serve? Ovviamente il cavolo, io già l'ho pulito, besciamella precedentemente preparata. Se volete la ricetta me lo scrivete che ve la porto, un po' di sale, un po' di pepe, volete un po' di noce moscata e poi formaggio grattugiato per gratinare in forno. Nel frattempo che parlo ho messo sulla pentola con l'acqua per portarla a bollore e andare a sbollentare velocemente il cavolo. Quindi andiamo in cucina, andiamo a sbollentare il nostro cavolo. Andiamo a mettere un po' di sale nell'acqua. L'acqua è arrivata a bollore, andiamo a mettere il nostro cavolo. Deve stare pochi minuti, deve sbollentare, non si deve finire di cuocere. Quindi riportiamo a bollore, teniamo per un 5 minuti e poi lo usciamo. Come vedete, ha ripreso il bollore, sono passati i nostri 5 minuti. Ci prepariamo una ciotola con acqua fredda e se avete ghiaccio, sicuramente l'avete, io no perché non l'avevo preparato, e ve li mettete accanto. Prendiamo il nostro cavolfiore e lo immergiamo subito nell'acqua fredda col ghiaccio. A che serve questo processo? Serve per evitare che il nostro cavolo perda questo bel colore brillante, quindi lo possa mantenere. Come potete vedere, il nostro cavolfiore immerso nell'acqua fredda mantiene il nostro colore brillante. Adesso aspettiamo che raffredda e poi lo andiamo a mettere in teglia per infornarlo. Togliamo il nostro cavolfiore in una teglia, guardate com'è conservato bene il colore, e ci andiamo a mettere sopra la nostra besciamella. Una volta ricoperto di besciamella, lo inforniamo a 180-200 gradi per mezz'oretta. 5 minuti prima di sfornare, spolveriamo col formaggio, così fa la crosticina. Il nostro cavolfiore con la besciamella in forno, 20 minuti, 30 minuti, vediamo quando comincia a colorare. E poi, 5 minuti prima, spolveriamo con il parmigiano per fare la gratinatura. Guardate, questo è il nostro cavolo gratinato. Guardate che bel colore ha preso la besciamella. Ultimi 5 minuti di cottura, come abbiamo detto, con un po' di formaggio grattugiato in superficie. In questa maniera, un filo d'olio. Perfetto. Inforniamo per gli ultimi 5 Il minuti. cavolo gratinato è in forno per gli ultimi 5 minuti e poi lo andremo a Ecco qua, provare. ragazzi, guardate che bello il nostro cavolo gratinato con besciamella e parmigiano. Semplicemente meraviglioso. Adesso andiamolo a provare. Ed è ora di andarlo a provare. Un po' di broccolo, un po' di besciamella. Un modo sfizioso per fare le verdure che magari a molte persone non piacciono, anche ai bambini stessi. Diventano golosissime e non ne potrete fare a meno. Poi, soprattutto di questo colore, sono ancora più belle, quindi ancora più invitanti. Ragazzi, questa è la mia ricetta del cavolo gratinato. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi alla Zisa TV. Con l'ultimo boccone io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.